Innanzitutto io sono qui per sostituire il sottosegretario del Ministero del Lavoro che per motivi di salute non può essere qui e come diceva De Crescenzo sono un po' un vice sostituto portiere perché sono anche senza direttore generale in questo momento, quindi ecco, sono un operaio diciamo che appunto riveste quel ruolo di remplaçant che in alcuni momenti quindi porto il saluto e poi ringrazio molto gli amici che oggi mi hanno invitato e Franco mi ha ricordato almeno due o tre volte che ho 10 minuti. In 10 minuti è difficile sintetizzare per una platea come questa che unisce passione, competenza e storia in questi ambiti qualcosa che abbia un significato soprattutto quando si parla dopo autorevoli relatori e quindi alcuni dei punti che avevo pensato di condividere ovviamente sono stati già affrontati. In 10 minuti ho messo insieme 6 idee, quindi ho 2 minuti per ogni idea che ho deciso di condividere con voi. La prima idea riguarda l'emozione, perché? Perché oggi sono molto emozionata perché quando ho iniziato a occuparmi di questi temi mi ricordi che venni qui in platea. Incoraggiamola. Ed è la prima volta. Era la prima volta che veniva presentato, che io ascoltavo la presentazione di questo rapporto, ho imparato tantissimo e da quel momento, come tanti altri colleghi degli altri ministeri delle regioni, portiamo sempre con noi quel rapporto perché è quello che ci ha dato un comune sentire e la possibilità di condividere una conoscenza fondata su dati oggettivi e non su impressioni o su titoli di giornali. Anche ieri mi ha molto impressionato Franco, i miei collaboratori mi chiedevano di venire tutti, ho dovuto dire non si può sguarnire completamente l'ufficio, qualcuno deve rimanere, è stato quasi estratta sorte per chi voleva venire. Ovviamente collaboratori che ringrazio perché quando si lavora bene insieme si può produrre qualcosa, altrimenti è molto difficile. Questa emozione però ovviamente si deve coniugare con il fatto che questo rapporto ha una storia, ha una tradizione consolidata. 25 anni sono le nozze d'argento, non un matrimonio, ed è un momento di bilancio. Perché è importante questo dossier che ho letto in questi giorni e in queste notti, direi perché ci è arrivato pochi giorni fa? Perché secondo me coniuga a una tradizione consolidata nel trasmettere, far conoscere i dati e quindi influenzare un senso comune e il buon senso che pervade le nostre comunità su questi temi, coniuga anche una capacità di rinnovamento, cioè di seguire i tempi, di cambiare, aggiornarsi alla luce di quelle che sono le, diciamo, le novità più rilevanti su questi temi. Perché? Perché le migrazioni, la stessa parola ce lo dice, cambiano, cambiano i mondi, cambiano i paesi, cambiano le comunità e cambiano le persone. Però è da secoli che questo avviene ed è stato il motore del cambiamento e dell'innovazione nel corso della storia, non temo di dire dell'umanità intera, perché le comunità chiuse non sono mai cresciute, non si sono evolute. Allora per questo oggi volevo appunto parlare di come la migrazione sta cambiando il senso della comunità, di come ci mette allo specchio, ci ricordava il collega Rando Devole, di come ci costringe a fare i conti con noi stessi. Rilke Subato anni fa mi disse: noi siamo la cartina al tornasole di quello che voi siete, non siamo le persone che hanno pregi e difetti, ma vi costringiamo a ripensarvi e a riguardarvi. E c'è una frase molto bella che sempre mi ha detto un amico straniero, dice: è difficile rimettersi in discussione per capire cosa saremo capaci di fare, cosa saremo disposti a diventare, per capire se sapremo essere differenti per accogliere gli altri. Ma questo è un discorso universale che riguarda non solo i nuovi cittadini, ma riguarda tutte
gli elementi di diversità che ci mettono paura, dal vicino di casa al piano di sopra. E a questo proposito volevo citare una telefonata che ho ricevuto qualche giorno fa, che è indicativa. Nel palazzo dove io abito c'è una signora che sta diventando anziana e che ha delle difficoltà. E un pomeriggio una persona di Velini ha detto: bisogna chiamare i figli, perché questa persona vaga, ha qualche difficoltà, bisogna o che chiamino qualcuno a tenerla o che metterla in un istituto. Dopo pochi giorni ho ricevuto una telefonata mentre atterrava a Cagliari venerdì per lavoro, di un angelo custode che mi consente di lavorare, che vive, e una signora filippina che mi ha detto: Stefania, posso andare dal medico? O penso di dover accompagnare la signora perché la vedo un po' instabile, posso darle una mano di aiuto? Torno fra un paio d'ore. Allora, questo senso di rispetto, di comunità o di accoglienza, forse avremo molto da imparare in questi anni rispetto appunto a delle cose essenziali che hanno a che fare con i bambini, rispetto della vita, dei tempi dei bimbi, piuttosto che la cura degli anziani, la dedizione, un'attenzione. Non è solo una sostituzione di welfare nei servizi di cura alla persona, è anche un'altra concezione, un'altra modalità di concepire le relazioni umane, per cui forse dovremmo reimparare alcune cose. Secondo punto, sarò più veloce perché sono stata più lunga nel primo dei due minuti. Il livello sovranazionale, per deformazione professionale sono abituato ovviamente a guardarmi intorno, a capire cosa succede negli altri paesi. Ho portato qui la sintesi dell'ultimo rapporto OCSE, che si intitola questa crisi umanitaria è differente rispetto al passato. In questo report, in modo molto sintetico, ci viene detto, e qui è importante per la prospettiva dalla quale parliamo, i paesi OCSE, i paesi più sviluppati, ci viene detto che la Turchia è il paese most affected, quindi che ha più rifugiati in questo momento e che sta accogliendo 1,9 milioni di siriani. È inutile riprendere il discorso del ministro degli esteri, il quale ci ha spiegato che il Libano, paese piccolo, ha molti più rifugiati di tutti noi messi insieme. E come termina però l'Organizzazione Economica per lo Sviluppo, l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo Economico, che dice che le esperienze passate delle crisi dei rifugiati ci suggeriscono che i migranti possono diventare contributori di valore nella crescita economica e sociale del benessere dei nostri paesi. E va bene, cioè siamo felici che nel 2015 gli organismi internazionali riconoscano, no, come dire, qual è il contributo di un dato importantissimo che comunque esiste nei nostri paesi e che a seconda della prospettiva appunto prende una sfaccettatura diversa. Il secondo è la Commissione Europea, il 27 ottobre nel programma di lavoro per il prossimo anno ha affermato che affrontare la crisi dei rifugiati e la gestione della pressione migratoria alle frontiere esterne è la principale priorità che l'Unione si trova ad affrontare oggi. È chiaro anche che tutte le riunioni in questo momento a Bruxelles hanno all'ordine del giorno questo tema, nel 2015 però, stiamo parlando alla fine del 2015. Io penso che alcuni insegnamenti invece alcuni organismi internazionali ce li abbiano chiari, li possiamo trarre da loro. Penso per esempio all'Organismo Internazionale per le Migrazioni, in cui appunto pochi giorni fa il suo direttore in Italia ci ha detto che i flussi migratori non sono altro che una diretta conseguenza di quella che comunemente si definisce un'economia globale, ovvero costruita sull'interdipendenza dei mercati mondiali, sui vantaggi che ne derivano, oltre ad essere il risultato di disparità sociali, economiche e demografiche. Ci ha altresì detto che modificare il modello di sviluppo del nostro paese deve trarre spunto dal valore che portano i migranti anche ai loro paesi.
Quindi ci sono tanti modi di affrontare, è ovvio che le sensibilità internazionali ormai sono dentro, sono coinvolte, e quindi facevo prima una considerazione a Don Matteo, i numeri sono importantissimi, il beneficio al PIL, il contributo netto, è tutto vero, ma a prescindere da questo, chiedo a tutti voi, e oltre questo, comunque ci sono delle vite, ci sono delle persone, e c'è la dignità di tutte queste persone da tenere in considerazione a prescindere dai numeri. Il terzo pensiero che volevo condividere era questo: continuamente le migrazioni ci costringono a pensare dal macro al micro, dal micro al macro, diceva qualcuno, cioè dai sistemi, dai flussi, da parole collettive a persone, bisogni, e ogni persona ha dei singoli bisogni specifici, ogni bisogno, come dire, ha una sua rilevanza e una sua importanza. E a questi bisogni molto spesso le comunità danno delle risposte che prescindono da quello che è un dettato normativo, che per carità ci vuole il contesto, ci vuole la rete, ma poi ci sono anche delle cose che nascono, che sono delle scintille, che nascono nei nostri territori, che sono delle esperienze bellissime e meravigliose. E quindi, come dire, non dobbiamo in qualche modo mai dimenticare che bisogna sapersi spostare a seconda del livello, da quello che è il singolo individuo e i suoi bisogni, al discorso di sistema, per dare delle risposte che siano appunto istituzionali e adatte, ma senza dimenticare che dietro ci sono persone, sempre e comunque. Poi c'è il quarto pensiero che avevo detto, che è stato già ripetuto da tanti relatori prima di me: conoscere per agire, conoscere per progettare, conoscere per fare delle politiche che abbiano un senso. Il mio collega dice sempre bien penser pour bien agir, citando persone diciamo più importanti di noi. Quindi il report, i numeri, gli strumenti condivisi sono importanti, quindi ci servono anche i numeri, e ci servono per poter capire come intervenire e come fare delle politiche che abbiano un senso. La conoscenza di questi dati è alla base del lavoro che come amministrazioni pubbliche stiamo facendo, provando a fare di programmazione integrata, componendo un puzzle che è difficile e complicato, mettendo le poche risorse europee che ci sono del Fondo Sociale, del Fondo Asilo Migrazione, incrociando i POR regionali, cercando di rispondere alla quella che una mia collega chiama la presa in carico della persona a seconda delle differenti competenze. Quindi mettiamo insieme competenze e risorse sul ricostruendo quelli che sono i bisogni che ogni persona ha nella vita. Un altro pensiero che volevo condividere, che è già stato appunto ben espresso finora, è quello di un passaggio culturale importante per il nostro paese. È il passaggio che riguarda, diciamo, cosa succede il giorno dopo l'accoglienza. Cioè dall'accoglienza all'accompagnamento all'autonomia. E anche qui il Ministro degli Esteri ci ha parlato di una nuova legge di cooperazione allo sviluppo, in cui dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo insegnare a pescare se vogliamo aiutare qualcuno e non regalargli il pesce, perché se no l'aiuto durerà il tempo di un giorno. E a questo proposito penso che ci sia appunto una riflessione importantissima, che è come accompagniamo all'integrazione. Come accompagniamo un'integrazione che è sicuramente un processo? L'Unione Europea aveva detto nel 2004 biunivoca, poi ha rettificato il triunivoca, perché l'integrazione riguarda i nuovi cittadini, riguarda le comunità d'accoglienza, riguarda i paesi di origine. C'è un processo circolare che deve coinvolgere tutti. E da qui
arrivo a un altro elemento fondamentale che è sempre stato al centro dei pensieri di IDOS, e di questo siamo grati, che è il coinvolgimento diretto delle persone. Non c'è più bisogno di intermediazione, non c'è più bisogno che qualcuno rappresenti le esigenze delle persone. Dove la rappresentanza ha funzionato dal basso, faccio l'esempio dei sindacati, nei sindacati sono nate classi dirigenti dei nuovi cittadini, perché non c'è bisogno di rappresentare. La presenza dei migranti nel nostro paese, a fianco a quelli che hanno diritto a chiedere la protezione internazionale, i flussi non programmati, stiamo parlando di 170.000 persone l'anno scorso, ci sono poi migliaia di persone che sono qui, che hanno vissuto il nostro paese, che sono radicati, che hanno le loro storie, e queste persone sono perfettamente in grado di rappresentare i loro interessi, e quindi è giusto che lo facciano in modo diretto e non per interposta persona. E di questa filosofia dobbiamo dare atto appunto a IDOS e alle persone che hanno lavorato in questo gruppo, che sono quelli che per prima hanno nel nostro paese portato avanti questo tipo di politiche. Infine, e con questo chiudo, come sempre, ma poi le cose vecchie, con l'emozione di dover fare l'intervento qui, sono andata a riprendere un vecchio libro molto faticoso, perché sono due tomi pesanti, che è un libro che si intitola Migrazione. È un libro di Kriansky che ci parla di, in realtà, di mondi antichi, di qualche secolo fa in Europa, in cui ho pensato di prendere una frase che mi aveva molto colpito, anche perché poi io sono della stessa comunità di migranti di Franco Pittau, ovviamente, no? Anche noi siamo, in qualche modo abbiamo un'identità sarda, e però Franco l'altro giorno ci parlavamo e sapeva qual era il pane che a tavola mangiavano i miei nonni. Allora, anche questo, il rispetto dell'identità culturale, perché c'è un patrimonio comune di condivisione nel far parte di un paese, di una storia e di una identità. E allora vi dicevo, volevo chiudere con questa frase che dice: il senso di smarrimento e sradicamento che viene dalla nostalgia di ogni patria perduta e dal sogno di ogni terra promessa, nonché dalla percezione di un fluire perenne, cieco e rabbioso, di correnti sotterranee che bagnano le radici della storia. Allora, proprio è bellissima l'immagine dei flussi d'acqua, che sebbene incanalati, l'acqua porta vita, porta futuro, e quindi questa è la speranza, avere un sogno che con quest'acqua possa crescere meglio tutto il nostro paese, e tutti insieme noi possiamo lavorare per questo. Grazie.